Esattamente 10 anni fa, nel gennaio del 2009, scompariva Remo Wolf, artista trentino, pittore, ma soprattutto incisore di fama internazionale. In questo momento ci troviamo all'interno del suo studio, dove tutto è rimasto come se il maestro avesse appena appoggiato a terra i suoi strumenti di lavoro. E Remo Wolf è stato un artista di grande produzione artistica e ha lasciato un corpus di opere come pochi altri artisti hanno fatto nel corso della storia dell'arte. La sua produzione è prevalentemente dedicata all'incisione, in particolare a quella su legno, la xilografia, di cui diventerà uno degli interpreti più raffinati. Il suo tratto ha una dimensione espressionista, con cenni che riportano lo stile di Albrecht Dürer, ma Wolf riesce a distinguersi per originalità e vena poetica. Nel corso della sua lunghissima vita, questo maestro riesce a produrre un corpus di opere che conta migliaia di soggetti, sacri, profani, ironici, spesso dedicati al paesaggio e al mito della montagna. Nato a Trento nel 1912, Remo Wolf ha una precoce sensibilità e attitudine artistica. Per questo ha l'opportunità di perfezionare il suo talento a Firenze e a Roma, dove ottiene anche l'abilitazione all'insegnamento nella scuola superiore. Nel 1932, però, la sua prima attività artistica viene interrotta dalla chiamata alle armi e 10 anni dopo, nel 1942, lo ritroviamo in Africa, dove partecipa alla seconda battaglia di El Alamein. Fatto prigioniero durante la gloriosa sconfitta di El Alamein, rimane lontano dal Trentino fino al 1946. In quell'anno rientra a Trento e riprende le sue attività artistica ed insegnamento. Alcuni anni dopo si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Venezia e nel 1952 fonda con alcuni amici artisti l'Associazione Incisori Veneti e in quel periodo organizza mostre presso il Circolo Bronzetti di Trento. Dal 1976, con la conclusione dell'insegnamento, si dedica interamente al lavoro di incisore, soprattutto nel campo della xilografia, che affronta sin dagli esordi da autodidatta. Remo Wolf è stato presente alle Biennali di Venezia del 1942, 1950, 1954 e 1956 e innumerevoli mostre personali e collettive in Italia e in tutto il mondo. Durante la sua parabola biografica, Remo Wolf predilige la tecnica della xilografia, che utilizza incidendo su legno con sgorbia e bulino. Utilizza il maestro molto frequentemente il legno di pero perché lo considera più adatto alla lavorazione e una volta inciso viene utilizzato per essere, come dire, impresso attraverso l'inchiostro nero a colori sulla carta, sul cartoncino. Il segno xilografico di Wolf è personale, forte, riconosciuto e riconoscibile, anti-accademico e popolare, ironico e spigoloso. Si nota nella sua produzione un caratteristico connotato di uomo di montagna, con la riproduzione delle atmosfere liriche alpine, bagliori di luce e macchie scure profonde, che sottendono il colore e che si fanno elemento portante dell'affabulazione estetica e figurativa. Con le sue opere, Wolf si trasforma in un narratore della terra in cui ha vissuto. Il Trentino, montagne, boschi, paesaggi, fiori, fabbriche, uomini affaccendati al proprio lavoro. Grazie alla xilografia, Wolf diventa un artista di fama internazionale che espone praticamente in tutto il mondo, dall'Argentina alla Russia, dall'America al Giappone. Se nella xilografia lo stile di Wolf si avvicina al gotico e quindi ai gusti d'Oltralpe, nella pittura, e nella pittura d'olio in particolare, Wolf sembra negare tutto questo apporto culturale e si avvicina ai colori, ai lirismi, alle macchie di colore, alle forme dell'arte italiana. Ecco perché nella produzione ad olio Remo Wolf, diciamo, si accompagna ai suoi coevi come Bruno Collorio, come Cesare Rasseppi e racconta di un'arte che ha una caratteristica essenzialmente veneta e che è legata alle luci e alle atmosfere della città veneziana. Un tema che Wolf affronta spesso nella sua pittura è quella del paesaggio trentino, vista ora come scenario delle geste umane, ora come archetipo mitico dell'identità alpina. Con tratti paestosi e materici, attraverso l'uso di colori decisi, Wolf riesce a ricostruire l'atmosfera della montagna e la forza delle sue enormi masse rocciose e la poesia del paesaggio.
Nella vasta produzione di questo maestro trentino non va dimenticato l'impegno per l'arte sacra, un impegno che percorre tutta l'esistenza di Remo Wolf e che lo vede impegnato nella rielaborazione dei temi delle sacre scritture. Wolf ha realizzato anche vetrate decorative, stilisticamente e cromaticamente coerenti con le altre tecniche artistiche, per luoghi di culto come le chiese dei Cappuccini, di San Pietro e San Lorenzo a Trento o quella di Madonna delle Grazie di Folgaria. Infine, un piccola passione di Remo Wolf, che ha realizzato nel corso della sua vita un migliaia di ex libris. Ciascuno con dedica a un collezionista o un bibliofilo. Quando scompare, all'età di 97 anni, Remo Wolf è ancora nel pieno della produzione artistica e ci ha lasciato un corpus di opere davvero illimitato, ma soprattutto un amore per la propria terra e un amore per l'arte. Ovunque fosse, in qualsiasi luogo operasse, questo maestro dell'arte ci ha lasciato una grande testimonianza di attaccamento alla propria terra, una terra da cui partire e a cui ritornare per sondare attraverso il disegno, attraverso la xilografia, attraverso la pittura, le vette più inesplorate della fantasia.